La buona scuola non è quella che vuole il governo Renzi. Insegnanti, studenti e genitori in piazza questa mattina a Parma, come in altre città italiane, nell'ambito della giornata di proteste e di sciopero per dire no alla riforma del settore della pubblica istruzione. Presidio in piazza Garibaldi, poi corteo attraverso il centro fino alla sede del provveditorato lungo lo stradone, con traffico parzialmente bloccato. La buona scuola per noi è quella dove non diventa un'azienda e non dove il preside diventa come il dirigente, ma quella dove al primo posto ci sono gli studenti e la voglia di imparare. E per noi è importante anche basarsi su questo. Lei è un insegnante, un genitore, una mamma? Insegnante della scuola Racani di Parma. Allora, qual è la buona scuola? Sicuramente non è quella che ci propone Renzi, la buona scuola è quella che vede oggi, degli insegnanti che si spendono per la scuola e che non vogliono essere comandati da un dirigente a capo di questa, diciamo, gerarchia che vorrebbe Renzi. Sostanzialmente, insomma, vi fa paura una scuola modello azienda, un eccessivo aziendalismo? Assolutamente sì, la scuola non deve essere un'azienda, va bene l'autonomia ma non come la intende Renzi, e noi lotteremo fin quando i nostri diritti verranno ascoltati. Alla Racani tutto bene? Alla Racani assolutamente non tutto bene. La scuola Cocconi vuole indietro delle aule e quindi ci stanno sballottando un po' di qua, un po' di là. Adesso abbiamo chiesto l'incontro con il provveditore e non solo, ma i consiglieri di minoranza stanno richiedendo degli incontri alla commissione urbanistica per avere maggiori dettagli. Comunque siamo molto arrabbiati. Che non va e che non finanzia, che non stabilisce adeguati finanziamenti per la scuola. Cioè, che ancora una volta si fa una riforma per mescolare le carte, creare confusione senza stabilire nessun finanziamento. E questo è il problema principale. Soprattutto ad esempio i tagli che aveva stabilito a suo tempo la Gelmini rimangono inalterati. Si dice che ci sono dei finanziamenti per l'assunzione dei precari, in realtà si tratta di posti di lavoro che già esistevano e semplicemente vengono regolarizzati, quindi non si tratta di assunzioni in più. Alla manifestazione sostenuta da CGL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e Cobas hanno preso parte oltre 200 persone.